E rieccoci carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Torchio che saluto. Buongiorno a tutti. A 3 metri di distanza, ovviamente che è il distanziamento per la prevenzione Covid, con le nostre mascherine sempre alla mano. Dottor Torchio, con lei oggi volevo parlare degli anticorpi monoclonali per il Covid. Cosa sono questi anticorpi monoclonali? Come funzionano e come possono essere assunti? Sì, gli anticorpi monoclonali sono farmaci nuovi e quindi vengono prodotti dalle case farmaceutiche e diciamo imitano i nostri anticorpi e vengono utilizzati a tanti scopi. Vengono utilizzati perfino per l'abbassamento del colesterolo, vengono utilizzati per malattie reumatiche dove riducono le sostanze che produce il corpo di tipo infiammatorio, come l'interleuchina per esempio, che nella infezione Covid comunque si eleva moltissimo. Ma in questo caso gli anticorpi sono specificatamente prodotti contro il Covid, cioè andrebbero a legarsi sulla cosiddetta proteina spike, che è la proteina che il virus utilizza per legarsi ai cosiddetti nostri recettori cellulari, che possono essere in gola ma anche nell'intestino, per poter penetrare e poi replicarsi e creare l'infezione. Gli anticorpi monoclonali possono essere utilizzati nella fase iniziale e intermedia della malattia, ma prima dell'ospedalizzazione e dell'utilizzo dell'ossigeno terapeutico. Quindi ne sono stati autorizzati 4 per la sperimentazione, saranno molti di più. Forse tu vorresti sapere anche i difetti che hanno. Sicuramente, ma anche se uno possa assumerli a livello proprio preventivo e non solo per la Allora, malattia, magari in attesa del vaccino. Esatto, non sono farmaci, intanto sono farmaci carissimi che devono essere autorizzati, sono in fase di sperimentazione, hanno anche effetti collaterali che vanno valutati, però Ecco. potrebbero essere i farmaci del futuro, nella misura in cui funzionano bene e venissero sperimentati bene. Non possono essere ovviamente assunti come libera scelta, ma soltanto in questa fase di sperimentazione, nel momento in cui vengano approvati. Allora verranno utilizzati nella fase iniziale e potrebbero ridurre l'ospedalizzazione, cioè potrebbero ridurre l'aggravamento della malattia, proprio perché funzionano un po' come i nostri anticorpi, vanno ad aggredire il virus, ad attaccarsi alla sua proteina spike, a impedirgli di penetrare nelle cellule e di riprodursi. Quindi sono un po' il futuro, però ricordiamoci che verrebbero usati nella misura in cui la persona ha contratto la malattia, quindi il vaccino. E ormai l'abbiamo capito tutti, rimane l'unica difesa veramente reale per uscire fuori da questo incubo, anche se è confortante pensare che questi anticorpi possano appunto aiutarci nella disgrazia in cui uno contraesse la malattia, proprio per evitarci quell'iter di aggravamento che è estremamente pericoloso. Ma quindi, dottor Torchio, allora a questo punto mi verrebbe da chiederle di fare un ripassino delle regole in ordine per importanza per la prevenzione. Sì, noi abbiamo fatto diverse trasmissioni Lo so, e ma non è una mai abbastanza. No, l'abbiamo meglio intitolata. ripeterlo una volta in più. Esatto, una l'abbiamo intitolata Le 7 regole di prevenzione per il Covid. Allora, innanzitutto, queste regole di prevenzione non riguardano la prevenzione reale importante, che è quella di utilizzo delle mascherine, distanziamenti, lockdown, che quello è sottinteso, va rispettata alla regola. Sempre. Però noi dobbiamo curare il nostro sistema immunitario, ridurre il sovrappeso con un'alimentazione sana, ricca di frutta e verdura di stagione, vitamine, eccetera, eccetera. Poi possiamo anche assumere un polivitaminico, perché specialmente le persone anziane vanno spesso in carenza di vitamina, e in particolare un ulteriore supplemento anche di vitamina D, che si è dimostrata importante nella prevenzione del Covid, e anche la vitamina C masticabile, magari da acerola e rosa canina, che sono già piante utilizzate come antinfluenzali. Dobbiamo curare la flora batterica dell'intestino, quindi non Ecco. bastano le vitamine e soprattutto vitamina C e D, ma anche curare la flora batterica perché il sistema immunitario concentra molto l'attività nell'intestino e quindi un intestino sano è collegato anche alle vie respiratorie, quindi sono dei collegamenti tra i sistemi respiratori e intestinali molto importanti che possono renderci più robusti o più fragili nei confronti delle malattie virali. Un'altra cosa importante che vorrei ricordarvi è che dopo aver fatto questa supplementazione di vitamina C, di vitamine in generale, fermenti lattici, possiamo utilizzare dei prodotti, degli integratori specifici. È stata sperimentata la lattoferrina, che viene normalmente utilizzata anche come disinfettante generale per le carni,
ed è per i salumi ed è tratta dal latte, appunto. Ma abbiamo anche la quercetina, abbiamo l'arginina, abbiamo lo zinco, abbiamo tante piante, abbiamo già citato acerola, rosa canina, anche l'astragalo, possiamo parlare anche delle echinacee, tutte piante che stimolano il sistema immunitario e ci rendono ovviamente più aggressivi nei confronti di un'eventuale infezione. E con questo mi sembra di aver detto tutto, rimane questa igiene, noi ci preoccupiamo molto dell'igiene ambientale ed è importante, ci laviamo le mani, disinfettiamo magari gli ambienti in cui viviamo, ma l'igiene del corpo interno è importante, lavaggi nasali, e se digitate lavaggi nasali in questa rubrica trovate una puntata dedicata, come farli, gargarismi ovviamente, eventualmente l'utilizzo di spray, tutte cose che si aggiungono a tutte le regole di prevenzione, mascherine e tutto quanto spesso dette, e che con il corretto stile di vita, corretta alimentazione possono fare veramente la differenza nei confronti non solo del Covid ma delle infezioni e delle malattie in generale. Dottor Torchi, io la ringrazio moltissimo per i suoi preziosissimi consigli. A casa vi ricordo appunto, come ha detto il dottore, che se voleste rivedere una delle nostre puntate basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Torchi più l'argomento, il nome della patologia al quale siete interessati. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di visione.